Durante il corso che abbiamo fatto con la IERFOP abbiamo avuto modo di vedere tutti quelli che sono gli aspetti concreti e operativi, perché siamo, come dicevo, uomini di campo e dobbiamo concretamente portare le persone a risultati, a passi operativi da compiere. Però oggi ho voluto introdurre, dopo questo lungo corso operativo, quelli che sono gli aspetti anche motivazionali, quelli che sono i valori che una persona, in quanto persona e in quanto imprenditore, deve portare avanti all'interno del proprio percorso o progetto imprenditoriale. La resistenza più importante che si trova è quella al cambiamento. Cioè, viviamo in un'epoca di crisi in cui effettivamente siamo molto spaventati e siamo resti a cambiare, e quindi uscire dalla comfort zone poi diventa l'aspetto più importante da intraprendere per crescere nel proprio progetto imprenditoriale, perché spesso e volentieri ciò che accade è che gli imprenditori si fermano alle prime ipotesi, alle prime test. Perché? Perché ci sono troppe difficoltà, e quindi qui riprendiamo un altro dei valori che ho avuto modo di citare durante questo intervento e durante i corsi, ossia quella della tenacia. La tenacia intesa come cadiamo ogni giorno, sia come uomini che come imprenditori o come professionisti, ma spetta a noi cercare di rialzarci e magari farlo cercando di cambiare quelli che sono i canoni fondamentali con cui abbiamo iniziato, quindi mente aperta ed elastica per cercare di trovare la rotta giusta.